Invito sia i miei innanzitutto sia i colleghi del Ministero, penso che noi dobbiamo per gli altri eventi, sia quello di Livorno sia quello di Palermo, Cesenatico, ecco ce l'avevo qua, di Cesenatico dovremmo avere un po' un'attività di raccolta degli stakeholders un po' più incisiva, lo dico molto chiaramente. Nel senso che l'elenco degli inviti è enorme, quello tipico anche dell'annuario, tanto per intenderci, quindi, ma rispetto all'annuario noi abbiamo delle risposte, diciamo, di presenza di un certo tipo che qua non si riscontrano, quindi dobbiamo un attimo concentrarsi sul metodo di contatto e di contaminazione del processo, anche per riuscire a sostenere correttamente quelle che sono le finalità che lei ha voluto dare a questa iniziativa. Anche perché riteniamo, anche come ISPRA, a fianco del Ministero, riteniamo che uno dei compiti fondamentali sia appunto questo discorso della comunicazione, dell'informazione, nonché della raccolta del feedback da parte degli end users, come si dice. Io sono parlato degli utenti finali, anche nell'ambito dei programmi, dei programmi e dei piani, diciamo, delle attività europee, è uno dei concetti introdotti nel 2005 e l'abbiamo sostenuto pienamente anche nell'ambito del progetto Copernicus. Abbiamo sostanzialmente sottolineato il fatto che fosse un progetto sostenuto dagli utenti nel confronto con gli utenti. Però il risultato a me sembra che si cambia, al di là appunto che adesso Donatella Bianchi è diventata presidente del WWF, no? E segnali anche che c'è necessità di mobilitare di più sul mare. Il mare noi lo viviamo quasi quotidianamente, ma poi quando parliamo di mare in realtà c'è una difficoltà. Come lei ha sottolineato anche ieri in un'altra occasione, mi è sembrato puntualissimo questa osservazione. Essendo nato in riva al mare, in una città come Genova, questo è essenzialmente uno degli aspetti che ho cercato di portare avanti in maniera molto incisiva e molto attenta. Il mio saluto è anche relativamente il ruolo di ISPRA, di accompagno, di supporto del Ministero e delle sue rappresentanze, dei vertici politici del Ministero e di Governo, l'ho sottolineato. C'è un altro aspetto che mi piacerebbe sottolineare, questo lo dico anche per i colleghi del Ministero. Io credo che ci sia uno sforzo importante da portare avanti, che dovremo assolutamente portare avanti, che è quello nella nuova legge, come è stato sottolineato anche ieri. Nella nuova legge per il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente si basa su un oggetto che è abbastanza nuovo, che si chiamano LEPTA, che sono i livelli essenziali dei servizi tecnici per la protezione dell'ambiente, l'equivalente dei LEA, cioè sostanzialmente i livelli di assistenza sanitaria, i quali l'uno e l'altro, e lo esplicito per il nostro, si basano per noi sui LETA, che sono i livelli essenziali di tutela ambientale. I livelli essenziali di tutela ambientale li possiamo riscontrare in un quadro normativo ampio, attualmente esistente. Dovremmo perfezionare questo discorso, da cui poi la norma dirà, se passerà al Senato, dirà che il sistema dovrà darsi una definizione sostanzialmente delle attività di servizio che dovranno essere prestate per sostenere, mantenere, verificare, monitorare, analizzare il raggiungimento di questi livelli di tutela ambientale. Allora, la Mare Strategy, io credo sia un pilastro essenziale per la prima volta a parlare di livelli essenziali di tutela ambientale del mare, sia del mare vista nella sua considerazione integrata, così come è stato anche rappresentato nel documento. Integrata vuol dire che non si può parlare di acque di transizione, non si può parlare di acque costiere, non si può parlare di mare profondo se non lo si collega ad esempio anche alle acque interne, cioè nell'ambito totale della direttiva della Marine Strategy. Allora io questo lo sottolineo perché questo pone, e lo dico al collega Montanaro che è qui presente, rappresentanza della direzione generale, ritengo che dobbiamo un po' lavorare assieme su una nuova filosofia che è estremamente importante. Questo anche nei confronti degli utenti, perché la Marine Strategy apre uno spettro molto ampio e ampissimo di interconnessioni con elementi che portano al mare, ma non solo il mare, porta con elementi di economia che sono
sul mare, ma non sono solo sul mare, e compagnia varia. Io credo che questo sia uno sforzo che assieme dobbiamo in qualche modo affrontare e dobbiamo risolvere proprio rispetto agli utenti finali, che sono molteplici e rispetto ai quali lei incontrerà in questo itinerario da nord a sud, a est a ovest, fondamentalmente nel nostro mondo. Io non dico altro, sono molto onorato di accompagnare questo percorso, quindi, e quindi lascio la parola a lei rispetto e nel pieno ringraziamento del averci scelto e del sceglierci come ausilio. Grazie. Ringrazio il Presidente, ringrazio tutti voi, ringrazio, se permettete, questa bellissima sede che ci ospita e che io confesso non conoscevo se non dall'esterno. Quindi per me è anche un'occasione gradita quella di incrociare uno dei tanti patrimoni di questa bellissima città. Io ho voluto fortemente contribuire a questo evento, presiedere questo evento, il lancio nazionale del processo di consultazione pubblica sulla Mare Strategy, e sarò presente per ragioni geografiche e di conflitto di interesse, lo confesso, anche a Livorno. Ci tenevo a essere presente perché nell'ambito delle deleghe che il Ministro mi ha voluto conferire, c'è appunto il mare, in particolare riguardo alla Mare Strategy e la Blue Economy e Blue Growth Economy. È una delega che io ho chiesto al Ministro, su cui io mi sono autoproposta e fatta avanti, perché per due ragioni. La prima è la sensazione, non è detto che sia fondata, ma la sensazione che ho avuto che nel tempo nel governo italiano e in particolare al Ministero dell'Ambiente il tema del mare a livello politico è stato, come dire, non voglio dire una cenerentola, ma di fronte a un ministero che si trova a affrontare emergenze drammatiche, i rifiuti, il dissesto idrogeologico, le bonifiche, con tutte le implicazioni anche di natura giuridica che comportano, talvolta, come dire, il mare ha sofferto, il settore mare ha sofferto del fatto di essere considerato, questa è la lettura che do io da semi-esterna, la parte ludico-ricreativa del Ministero, la dico così. E però questa sensazione che io ho, essendo arrivato da poco al Ministero, è una sensazione che ho rispetto, e l'ho detta ieri a quella conferenza al Senato, che corrisponde al sentire che c'è nel Paese. Noi siamo, non voglio dire della banalità di fronte a una platea qualificata, però guardate, noi siamo davvero un Paese immerso nel mare, che non ha una vera identità socio-economica, culturale, legata all'essere un paese di mare. Noi ieri abbiamo partecipato a una conferenza organizzata dai senatori del PD sui temi ambientali, cambiamenti climatici, lotta ai cambiamenti climatici e politiche di adattamento ai cambiamenti climatici già avvenuti, e nessuno dei relatori ha parlato di mare. Nonostante che il mare sia legato ai cambiamenti climatici, perché le emissioni di CO2 legate al mare sono un pezzo rilevante dei cambiamenti climatici, che sia legato alle produzioni di temi dell'energia, penso alla new entry delle trivellazioni nei nostri mari, penso alle nuove tecnologie, nuove o seminuove di produzione di energia dal mare, che in Italia non hanno diritto di cittadinanza, non c'è un regolamento che regolamenti gli impianti eolici offshore, è rarissimo l'utilizzo appunto di energia dalle onde e così via. Ma nessuno, parlando di dissesto, ha parlato di erosione costiera o di frane sulle nostre, o comunque. Però insomma, al netto del Presidente, lui è stato tutto il giorno, a differenza di me che ho parlato solo il pomeriggio,
Il mare era un grande assente nella discussione di ieri, e vi assicuro, in un contesto, quello di ieri, sia tecnico che politico, di altissima qualità, di personalità che parlano di ambiente, che esprimono una grande sensibilità, non disattente. Allora, io penso che invece l'Italia debba recuperare, ritrovare o trovare una sua identità culturale e sociale ed economica, anche di politiche di crescita e di sviluppo e di creazione di lavoro legata a questa suo essere quasi un'isola, un paese di mare, come quanto la Grecia, se non di più, perché la sua centralità dentro il Mediterraneo la rende più rilevante come paese marino che non la Grecia, la Spagna o paesi che paradossalmente sembrano più di mare di noi e non lo sono. Quindi io proverò, nel piccolo del mio ruolo di sottosegretario all'ambiente, quindi puntando in alto con la testa ma con i piedi ben piattati per terra, perché questo è il mio modo di lavorare, a dare un contributo a questa discussione. E in questo senso ho proposto al Ministro e alla Direzione Generale, poi ho chiesto su questo la collaborazione dell'ISPRA, di organizzare in occasione del semestre un evento su questi temi, su cui avremmo già fissato almeno la data e la locazione. Dovrebbe essere il 14 novembre appunto a Livorno, perché vorremmo concentrarci sulla macro regione tirrenica, che è una di quelle più avanti sui temi della Mari Strategy, un evento in cui noi parliamo di Mari Strategy coinvolgendo le regioni, ma coinvolgendo anche gli altri paesi europei e, se ce la facciamo, anche non europei, in cui definiamo e, permettete la parola, politicizziamo gli obiettivi della Mari Strategy, che non possono essere solo obiettivi gestiti a livello tecnico o a livello di enti locali di regione, ma che devono vedere il governo impegnato, perché il raggiungimento del buon stato ecologico del mare non è una questione che riguarda i biologi marini o il dottor Montanaro o la Porta o De Bernardisi o il direttore Grimaldi, riguarda il governo e la politica. Io vorrei provare a coinvolgere il governo e il Parlamento su questo obiettivo, perché il mare divenga appunto una proprietà collettiva del nostro paese. Inquadrare la Mari Strategy come obiettivo di fondo e discutere con gli stakeholders o gli operatori del mare su come si fa blue economy, blue growth economy, cioè economia blu sostenibile, ai sensi di quanto ci impone, non ci impone, ai sensi di quanto noi auspichiamo di ottenere con la direttiva sulla Mari Strategy di qui al 2020 sul buono stato ecologico del mare. Il lavoro della presidenza greca è stato impegnativo da questo punto di vista. Ci sono alcune linee che riguardano, indicate dalla Commissione, quelle che vi accennavo, il classico turismo costiero, lo shipping, ma c'è anche appunto l'energia blu dal mare, ci sono le biotecnologie dal mare, cioè ci sono molti settori su cui l'UE ci consentirà di fare programmi di intervento e di usufruire di bandi anche dei finanziamenti comunitari. Io ho anche la consapevolezza che su questi temi il Ministero dell'Ambiente ha un ruolo, come dire, non di prima fila, ma ha un ruolo in tutti i settori, cioè quei fondi di cui è titolare l'agricoltura per la pesca, di cui è titolare il MIT per la sorveglianza marittima e di cui è titolare il MISE per l'energia, prevedono tutti una integrazione, un'azione integrata col Ministero dell'Ambiente, e noi vogliamo esercitarla non a valle di un percorso, ma in maniera congiunta, a pieno diritto, perché gli obiettivi, l'accordo di partenariato, gli obiettivi che l'UE ci danno impongono una
rilevanza ai temi ambientali della sostenibilità di primo piano, più alta forse di quella che anche noi ci immaginiamo o anche noi definiamo nell'accordo di partenariato. Per tutto questo ho ritenuto importante questa attività di consultazione pubblica, per tutto questo io ho voluto essere qui perché si avvia un percorso che il Ministero dell'Ambiente ha voluto affidare a ISPRA in collaborazione, il Ministero dell'Ambiente che è titolare appunto della gestione della direttiva sulla strategia marina ha voluto affidare a ISPRA come supporto scientifico, tecnologico e divulgativo, perché appunto come molti di voi sapranno nella direttiva si prevede la definizione, io la illustro da politico e non da tecnico, ma si prevede la definizione dei target, da una parte la definizione dei target, dei parametri su cui si definisce il buono stato ecologico del nostro mare, nella direttiva si prevede l'elaborazione di programmi di monitoraggio con cui verificare questi target e poi si prevederanno, cosa che va fatta entro il 15 ottobre, anzi un decreto prevederebbe che non le definissimo entro il 15 luglio, se ricordo bene, per poi inviarli alla commissione entro il 15 ottobre. La data stringente è quella del 15 ottobre, se ho ben chiaro i contenuti della direttiva. Quindi programmi di monitoraggio e poi successivamente azioni operative. I programmi di monitoraggio è quello su cui ha lavorato il gruppo tecnico interistituzionale che è stato istituito per la gestione della strategia marina, che coinvolge ovviamente, presieduto dal Ministero dell'Ambiente, che coinvolge gli enti locali e gli altri soggetti, tra cui appunto l'ISPRA, le regioni, il CNR e quant'altro. E oggi si sono avviati 8 gruppi di lavoro con 7 piattaforme operative. Quello che è stato avviato per via telematica il 9 giugno scorso e che andrà avanti fino al 9 luglio prossimo per un mese è appunto una consultazione sulle proposte avviate dai gruppi di lavoro e sulle 7 proposte di programmi di monitoraggio, uno per ciascun gruppo. È fondamentale infatti, e mi rifaccio a quello che ho detto all'inizio, che su questo tema ci sia una consapevolezza, un coinvolgimento, una contribuzione più ampia possibile di istituzioni, di cittadini, di soggetti economici, perché solo attraverso una condivisione collettiva questi programmi possono diventare davvero azione di governo e non un bel documento, la dico così, con cui noi ci ritroviamo magari da esperti e da appassionati a ragionare, a discutere, che però rischierebbe di non avere nessun riflesso concreto nelle azioni di ogni giorno. Questo è l'impegno che mi sono data, questo è l'impegno che ho chiesto al Ministro, che è titolare del Dicastero, a cui ho chiesto anche di fare insieme uno sforzo, e concludo, oltre che appunto su questo evento, che non è un evento fine a se stesso, ma che è un impegno programmatico per la legislatura, di fare uno sforzo per un nostro ruolo dell'ambiente nella gestione dei fondi legati appunto alla Blue Economy, alla Marine Strategy, penso al FEAMP soprattutto, ma di fare uno sforzo anche nel recepimento delle direttive che ancora sono in sospeso. Il Ministro ha fatto un accordo importante nei giorni scorsi sulla biodiversità, ci sono 2 direttive, quella sulle acque di Zavorra, Ballast Water, e poi sulle trivellazioni, qui non mi ricordo il nome, ma insomma, offshore, ecco, sono 2 direttive su cui c'è un accordo condiviso. Non ci sono oneri a carico dello Stato. Io credo che sia fondamentale che il Parlamento le recepisca rapidamente, perché ci servono al Paese, servono al Mediterraneo, servono all'Italia a presentarsi alla presidenza del semestre con le carte in regola e con l'autorevolezza che ci è necessaria per svolgere un ruolo di primo piano. Grazie. Grazie, dottor Riccardo. Sente da utente.
due punti vorrei cogliere dal suo discorso prima di dare la parola al dottor Oliviero Montanaro. Due osservazioni così molto pratiche dal punto di vista operativo. Uno, credo che il Ministero guidando assieme a noi dobbiamo cercare di contattare di più le strutture distribuite che esistono in Italia per fare sostanzialmente questa attività, diciamo, consultazione di confronto. Credo che in qualche modo dobbiamo uscire dal mondo del tavolo tecnico, tanto per intenderci, per scendere più un tavolo delle persone. Penso alle persone, penso appunto alla parte associazione degli industriali, capitanerie di porto, penso alle associazioni di pesca e altre cose del genere, nel senso anche localmente. E forse questo dovrebbe essere un processo che assieme mettiamo, partendo dal mare, ma mettiamo in piedi per molte altre questioni dal punto di vista della consultazione, consentitemi una parola, popolare, tra virgolette, popolare, cioè nel senso che non è semplicemente una consultazione, gli stakeholders sono anche popolo che lavora, quindi voglio dire, questa mi sembra una parte importante. La seconda è sostanzialmente quanto ho cercato di dire prima con i LEPSTA. Noi andiamo verso una volontà del Parlamento, che è esplicitato anche relativamente al governo, al fatto di costituire un sistema nazionale che ha quattro compiti fondamentali: quello del monitoraggio, quello della valutazione e analisi, quello del controllo ispettivo e di controllo e quello del report ambientale ufficiale. Se passerà anche al Senato, questo diventa il sistema di riferimento nazionale. Come abbiamo detto ieri, anche ci deve essere una chiara identificazione dei ruoli tecnici, scientifici della Repubblica rispetto a tutto il resto. Allora io credo che anche qua dobbiamo fare uno sforzo assieme, distinguendo quello che è il contributo dei colleghi cui partecipiamo per quota parte, della ricerca scientifica assolutamente importante, presente, tutto il resto, ma come poi i soggetti che trasformano questa in attività di servizi per appunto la Repubblica stessa, servizi di responsabilità. Io credo che questo passaggio non sia ancora maturo in molte parti, in molti settori dell'ambiente, credo il mare sia uno di questi. Quindi io credo che ci deve essere uno sforzo anche di riconoscimento di chi fa cosa e di come viene fatto. Allora, io questa è una richiesta che faccio proprio da utente, che in qualche modo esista tra noi un'attenzione particolare anche tra di noi, prima ancora di confrontarci rispetto ai diversi stakeholders. E noi rispetto a questo abbiamo molte richieste appunto dalle capitanerie di porto piuttosto che dalle associazioni di ambientali e compagnia verde. E credo che questo sia un punto importante su cui strutturare il futuro della direttiva. Guardo Montanaro, lui capisce bene cosa sto cercando di dire. Questo è far sì che tutti facciano correttamente il loro mestiere. Credo che come struttura di assistenza strategica e di assistenza tecnico-scientifica al Ministero, sottosegretario, io credo che anzi il nostro essere molto vicino agli stakeholders, molto prossimi agli stakeholders, perché lavoriamo appunto dai siti di interesse nazionale a mare, al processo di bonifica, così come alla caratterizzazione. In questo momento ci sono i nostri colleghi che caratterizzano la costa meridionale della Sardegna, ad esempio, dal punto di vista dei sedimenti e compagnia varia, credo debba essere inquadrato. Cioè credo che bisognerebbe dare alla strategia marina, al di là del reporting corretto che noi dobbiamo, del rapporto che noi abbiamo con la comunità europea, anche un suo percorso dentro quelli che sono i canali che il legislatore in qualche modo sta tracciando per il sistema per la protezione ambientale nazionale. Questo l'ho voluto sottolineare perché è un momento credo importante. Io alla Marine Strategy personalmente ci credo molto, sia come cittadino sia come presidente di ISPRA, ma anche sostanzialmente come elemento dinamico all'interno della, diciamo, della parte istituzionale stessa. Ci tenevo a dirlo questo perché mi sembra importantissimo dopo quello che lei ha detto e sottolineato. Dottor Montanaro, siamo in due qua, lei dice. Sì, grazie, non so se posso forse anche parlare senza, a meno che non ci sia un problema. Ok, allora, grazie. Volevo partire da una considerazione che mi ha suscitato un commento fatto dall'onorevole Velo su un possibile ruolo del mare come Cenerentola.
Io penso che questo sia molto giusta, questa osservazione, e vi posso dire che da quello che posso osservare, come ha detto ai lavori, non è soltanto una questione italiana, ma anche una questione molte volte europea, se vogliamo. Ed è sostanzialmente il motivo per cui qualche anno fa, in modo molto innovativo e originale, perché è stato un tentativo ambizioso e mai prima tentato, ci si è messi a scrivere questa famosa direttiva quadro sulla strategia marina, proprio perché era un tentativo difficile ma importante, essenziale, per riscattare questo ruolo di Cenerentola, possiamo chiamarla un po' la sua zucca magica, per farla andare alla festa da ballo. E quando è stata scritta sono state poste quattro parole che ne descrivevano sostanzialmente quella che era la filosofia di fondo, e che sono: si tratta di strategie, quindi non si tratta di interventi spot mirati per fronteggiare emergenze puntuali, ma strategie globali, che quindi non sono strategie settoriali ambientali, ma sono strumenti che dovrebbero governare in modo ampio la questione mare. Tant'è vero che la strategia marina fa parte della politica marittima integrata come pilastro ambientale. La terza parola è partecipata, cioè queste strategie possono essere tali solo nella misura in cui sono sviluppate in tutto il loro percorso, non restando chiuse, diciamo, nei palazzi istituzionali che li decidono, ma coinvolgendo a tutti i livelli e in tutte le fasi quelli che sono gli interlocutori, sì istituzionali, ma anche a livello locale, ma soprattutto quello che sono gli utenti, sia professionali sia civili, del sistema mare. E l'ultima parola è condivisa, perché partecipare vuol dire anche poter raggiungere degli accordi, avere la capacità di, come decisori politici, sintetizzare quali sono le spinte e le necessità che arrivano da tutti questi attori e farne un sistema organizzato che appunto si chiama strategia. Questo era un po', chiamiamola così, il sogno di chi ha cominciato a scrivere questo strumento molto complicato. Adesso il percorso è già partito. Io mi rivolgo a voi perché questo è un incontro che dovrebbe essere soprattutto destinato a chi non è un addetto ai lavori particolare di questo settore, anche se vedo molte facce note, per cui mi scuso se alcune cose che dico ovviamente sono ben conosciute da chi lavora quasi giornalmente su questo settore. Quindi noi abbiamo completato questa prima fase in modo molto, diciamo, pionieristico, molto complesso, che è stato quello di definire la situazione dei mari italiani insieme a quelli comunitari attraverso una valutazione iniziale che è stata portata avanti dall'ISPRA quale coordinamento, ma che ha coinvolto, o meglio, nella quale abbiamo tentato di coinvolgere tutto diciamo il meglio della scienza e dell'apparato di ricerca italiano. Sicuramente non abbiamo fatto un prodotto perfetto, ma sicuramente già questo è stato un grosso tentativo per cominciare a far lavorare insieme tutto un apparato che è molto complesso e articolato. Sulla base di questo risultato di valutazioni iniziali, secondo quella che è il percorso di avvicinamento della strategia marina, abbiamo definito, come posso dire, quello che per il sistema Italia dovrebbe essere il riferimento per avere una situazione ambientale dei mari italiani che è soddisfacente, che viene chiamato buono stato ecologico, che non è ovviamente un qualcosa che si può trovare sui libri di testo o sulle sperimentazioni scientifiche, è in molti casi una determinazione che ciascuno Stato, nell'ambito peraltro di un meccanismo di coordinamento e di accordo con gli altri Stati che condividono gli stessi mari, definisce come propria scelta. Quindi innanzitutto il buono stato ecologico dei mari è anche e non solo un aspetto scientifico, ma è anche e soprattutto un aspetto di scelta politica e strategica di dove ciascun paese ritiene di voler e poter arrivare per mantenere una situazione in salute dei propri mari, nello stesso tempo mantenendo un sistema di utilizzo sostenibile dell'apparato mare, che ovviamente è fondamentale per molte economie, compresa quella italiana. Questo è il cosiddetto meccanismo dei GES.
Per arrivare a questo risultato, teoricamente entro il 2020, siamo speranzosi ma ovviamente siamo anche realisti, abbiamo fatto anche l'ulteriore passo previsto da questo meccanismo di definire i traguardi ambientali, cioè i passi, le fasi, gli avvicinamenti che entro il 2020 ci dovrebbero consentire, se saremo bravi, di arrivare al buono stato ambientale dei mari italiani. Un aspetto però importantissimo di questo percorso è che la direttiva sulla strategia marina ha dato tutta una serie di criteri, di elementi che noi abbiamo tentato di seguire e che ne caratterizzano la sostanza, che non deve essere un meccanico processo burocratico di predisposizione di un piano, ma deve essere effettivamente una sorta di elemento vivente che interagisce continuamente con quelle che sono le sensazioni e le indicazioni che pervengono non soltanto dall'apparato delle istituzioni, ma anche dall'apparato economico e dalla realtà della società civile. Innanzitutto abbiamo fatto una scelta condivisa dal Comitato Tecnico, che è il comitato che raggruppa tutte le regioni, le amministrazioni e gli enti locali, che è quello di strutturare le strategie in tre grandi sottoregioni che corrispondono ai bacini marini italiani: l'Adriatico, lo Ionio e il Mediterraneo centrale e il Tirreno. Questo perché siamo consapevoli che i mari sono, come dire, qualcosa che è molto diverso da quelle che possono essere ripartizioni amministrative e istituzionali. I mari non sono né regionali né comunali, ma neanche, diciamo, semplicemente nazionali. Ogni mare ha le sue caratteristiche e questa scelta, che ci sembra sia stata vincente, perché poi le regioni hanno dimostrato diciamo il valore di questa strategia attraverso la loro opera di coerenza nella programmazione che assiste il Ministero dell'Ambiente, è un passo che non era mai stato fatto, quindi è una novità da un punto di vista della strategia marina che anche altri paesi adesso stanno studiando con attenzione, perché per il momento si erano limitati invece ad un approccio più tradizionale e nazionale. Un altro aspetto fondamentale della strategia marina ovviamente è quella dell'essere uno strumento di interlocuzione e di, chiamiamola così, fratellanza operativa verso gli altri paesi, perché soprattutto mano a mano che ci si allontana dalla costa sarebbe scioccamente utopistico e mio per pensare di poter pervenire a un buono stato ambientale dei mari italiani ignorando quello che succede nei mari che diventano mari di altri paesi come la Croazia, come la Grecia o come anche non paesi non europei come la Tunisia, semplicemente perché non sono più mari italiani. Quindi uno sforzo importante e molto difficile è quello di definire queste strategie, sì partendo ovviamente da quella che è la situazione e la necessità dell'Italia, ma in modo tale che poi il risultato finale possa essere condiviso fra tutti i paesi che condividono le stesse acque di uno stesso bacino marino. Altrimenti potremmo avere dei meccanismi che invece di arrivare a un comune intento si fanno concorrenza oppure percorrono strade diverse che non consentono poi di arrivare a un risultato soddisfacente. Un altro aspetto molto importante è quello dell'equilibrio tra la componente ambientale e la componente socio-economica. Ripeto ancora una volta, la strategia marina non è uno strumento di protezione ambientale, sì che semplicita, è uno strumento di, come si dice adesso, di governance, di gestione strategica nazionale, che pone in confronto ed equilibrio quelle che sono le strategie per la protezione dell'ambiente con quelle che sono le strategie per lo sviluppo economico. Se non consegue questo risultato, sostanzialmente riduce in modo fondamentale quella che è la sua, quello che è il suo obiettivo finale. Infine, l'aspetto importante, e qui veniamo all'incontro di oggi, è che tutte le fasi della strategia marina devono essere sottoposte a consultazioni pubbliche, perché la filosofia della condivisione e della partecipazione è proprio l'elemento fondamentale per avere una strategia che alla fine non è un prodotto
scritto a tavolino, ma è il frutto di un confronto reale e partecipato con tutti gli elementi della società civile, dal singolo cittadino fino agli interlocutori istituzionali di primo rango. E quindi, così come è stato fatto, in modo forse un po' pioneristico e diciamo senza molta esperienza per la prima fase di definizione dei GSI target, la fase dei programmi di monitoraggio prevede una consultazione pubblica, che è quella che è partita il 9 e che si concluderà il 9 luglio, che serve non soltanto a informare tutti i livelli della società di quelle che sono le proposte per monitorare, per controllare la salute del mare e per verificare l'avvicinamento ai nostri obiettivi, ma soprattutto per consentire alle varie categorie di attori e di interlocutori di farci sapere come la pensano, quali sono le loro osservazioni, le loro critiche se servono, in modo che se ne possa tener conto nel momento in cui alla fine di questa consultazione noi definiremo in modo finale l'organizzazione dei programmi di monitoraggio. Attenzione che la partecipazione è importante per un doppio, diciamo, per un doppio elemento. Il primo è quello proprio di organizzare come devono essere fatti i programmi di monitoraggio, per dirla più diciamo direttamente a che cosa devono servire. Magari ci sono delle necessità che non abbiamo visto, che qualcuno ci può suggerire, che qualcuno ci può integrare, e noi vogliamo essere sicuri di aver ascoltato tutti quelli che possono avere qualcosa da dire su questa organizzazione, perché conoscere i nostri mari è la base per poterli proteggere. Ma c'è anche un secondo aspetto che riguarda più, diciamo, i soggetti organizzati, sia istituzionali che non, è che i monitoraggi in gran parte non saranno fatti direttamente dal Ministero dell'Ambiente o anche dall'ISPRA, ma saranno costruiti attraverso un sistema organizzato e ramificato, per cui in base alla tipologia di monitoraggio che verrà fatto verrà individuato quello che è il soggetto tra virgolette naturale più idoneo a poterlo portare avanti, anche perché in molti casi ci sono già monitoraggi ampiamente svolti da anni, penso per esempio a tutti i monitoraggi che riguardano la direttiva quadro acque, e quindi la scommessa è quella di integrare in un sistema omogeneo e organizzato sia i monitoraggi esistenti sia i monitoraggi aggiuntivi che invece devono essere attivati per completare le nostre conoscenze sulla strategia marina. E questa attivazione ovviamente, ripeto, coinvolgerà moltissimi attori che devono far parte di questo sistema organizzato per poter realizzare quindi non soltanto la funzione di utenti del monitoraggio ma anche di attori e partecipanti del monitoraggio. Penso oltre all'ISPRA a tutto l'apparato, diciamo, della ricerca, dal CNR all'ENEA, al CONISMA e altre strutture, ma anche ad altre amministrazioni centrali che hanno i loro istituti, diciamo, di primaria importanza, l'Istituto Superiore di Sanità, l'Istituto Idrografico della Marina ed altri che partecipano a questo meccanismo. È evidente che questa è una sfida molto difficile, perché costruire un meccanismo che metta insieme tutti questi attori in modo organico è una sfida sulla quale avremo bisogno, come dire, di aiuto e di consiglio, e di nuovo il comitato tecnico che abbiamo attivato in base alla direttiva è il nostro soggetto di riferimento, ma proprio per ampliare al massimo la possibilità di interlocuzione con vari soggetti, come ricordava l'onorevole Velo, noi abbiamo attivato una serie di tavoli di confronto, 8 per l'esattezza, su suggerimento e proposta dell'ISPRA, nella quale non soltanto siedono i soggetti istituzionali ma anche tutti i soggetti che in qualche modo possono contribuire sotto il profilo scientifico alle attività del monitoraggio. Cosa succederà alla fine di questo processo? Alla fine di questo processo noi dovremo dare conto di quello che è stato l'apporto. Già ieri c'erano stati qualcosa come 150 accessi al nostro questionario, e questo ovviamente ci fa piacere. Faremo quindi una sintesi insieme all'ISPRA e agli altri interlocutori di questi risultati e lì, tra virgolette, utilizzeremo per correggere, integrare e modificare quelli che sono i programmi di monitoraggio che stiamo strutturando. Fatto questo passaggio, avremo una parte più, diciamo così, istituzionale, che è quella dell'approvazione formale attraverso la conferenza unificata di questi programmi che poi verranno attivati. Faccio un passo più in là per avere un panorama completo
di quella che è poi lo sviluppo del processo della strategia marina. I programmi di monitoraggio, che sono la fase che stiamo completando per quest'anno, sarà seguito da quello che probabilmente è il punto cruciale di tutta l'attuazione delle strategie marine. Perché dopo aver definito dove vogliamo arrivare e quali sono le tappe intermedie per arrivarci, dopo aver definito come verificare attraverso i programmi di monitoraggio quelli che sono gli avanzamenti rispetto a queste procedure di ottenimento dei risultati, dobbiamo individuare come arrivarci, e cioè definire quelli che nel processo della strategia marina sono chiamate i programmi di misure, e cioè un atto che lì veramente sarà di strategia politica primaria, attraverso il quale complessivamente tutti gli attori istituzionali dovranno condividere con quali strumenti economici, finanziari, di regolamentazione, volontari, questi obiettivi ambientali devono essere conseguiti. È evidente che questo è un processo che può avere successo a due condizioni. Il primo, se è un processo conseguente, cioè se ogni tappa deriva dalla consapevolezza di quello che è successo ed è stato condiviso nella tappa precedente, e soprattutto se è un percorso di nuovo condiviso e partecipato. Perché parlare di programmi di misure vuol dire parlare di crescita blu, vuol dire parlare di energia marina sostenibile, vuol dire parlare di turismo costiero sostenibile, vuol dire parlare di cambiamenti climatici, vuol dire parlare di gestione sostenibile delle risorse degli idrocarburi del fondo marino. La parola trivellazioni è molto, come dire, pregnante, ma come dire anche in qualche modo un po' brutale, se vogliamo, da ma un forse impatto. Forse è meglio essere brutale. No, assolutamente. Che spaventi un po'. Quindi, quando parliamo di monitoraggi e quando parliamo poi di programmi di misure, non dobbiamo pensare che questo si ridurrà semplicemente a dire benissimo, nelle aree marine protette si può pescare o si può passare o non passare. No, la sfida sarà quella di coinvolgere tutti questi altri elementi che fanno parte integrante soprattutto della politica marittima integrata nell'organizzazione dei programmi di misure per arrivare a quella che è la definizione dei risultati della strategia marina. Un'ultima notazione. La consultazione pubblica ha successo a una condizione: se è ampiamente conosciuta e ampiamente condivisa. Noi abbiamo fatto il possibile in sede di preparazione per tenere in equilibrio un prodotto che sia contemporaneamente semplice e facilmente comprensibile anche per un utente non addetto ai lavori, ma nello stesso tempo che dia sufficienti indicazioni significative per permettergli di capire da una parte quali sono i nostri obiettivi e di eventualmente fornirci i suggerimenti che ritiene opportuno. È un tentativo difficile, ma pensiamo di aver trovato un giusto equilibrio. Però la misura del successo sarà data da quelle che saranno le risposte a quelle diciamo domande che abbiamo posto nel questionario per la consultazione pubblica. E qui mi rivolgo anche a tutti quelli che sono gli attori, soprattutto istituzionali ma anche non, che condividono con noi questo percorso. Noi abbiamo chiesto alle regioni, alle altre amministrazioni centrali, abbiamo chiesto anche ai portatori di interesse di come dire, pubblicizzare e mettere i link su questo questionario, su questa consultazione pubblica, sui loro siti. È evidente che quanto più questo appello sarà diciamo, ricevuto, sarà applicato, tanto più questa consultazione sarà pervasiva e raggiungerà più possibile tutti quelli che sono gli attori. Questo è un po' anche, mi consentite, l'obiettivo primario delle altre tre eventi che noi abbiamo organizzato, ciascuno in una sottoregione, proprio per spingere non soltanto la conoscenza in termini di informazione, ma proprio la partecipazione attiva dei soggetti che incontreremo su questi territori a informarsi, a leggere e a darci il loro apporto, perché la misura del successo di questa consultazione appunto sarà rilevata da quanto sarà conosciuta e quanto sarà risposta. Io penso di aver utilizzato a sufficienza il mio tempo, quindi per il momento chiuderei, tanto poi ci sarà la tavola rotonda che darà occasione di continuare. Passerei la parola alla dottoressa Irene Di Girolamo. Adesso rubo forse un attimo diciamo, il ruolo di, di,
che è il responsabile scientifico sull'attuazione della strategia marina, in particolare è l'artefice primario dell'architettura dei programmi di monitoraggio su cui stiamo lavorando. Penso che ci sia la sedia là. Sì, no, volevo vedere qua. Se devo fare responsabile scientifica, faccio pure la professoressa. Buongiorno a tutti, un attimo che trovo. Scusate che c'è stata un'altra riunione al Ministero, non sono riuscita ad arrivare in tempo per caricare prima. Allora, dov'è? Noi non siamo la stessa cosa, ma nessuno la cosa, sì, però dobbiamo capire su che cosa siamo e nel discorso che state allora io appunto non so, forse mi ripeterò per questo, se non, perché sono purtroppo arrivata tardi. Quello che allora, intanto mi presento, come ha detto Montanaro, sono Irene Di Girolamo, biologa, e sto curando adesso la parte tecnico-scientifica della strategia marina dopo aver curato per oltre 10 anni, coordinato il programma nazionale di monitoraggio del Ministero dell'Ambiente. Noi appunto tutto il quadro l'avete già avuto, quello che vorrei illustrarvi qui oggi è un percorso che abbiamo fatto, che secondo il mio modesto parere è stato un percorso straordinario, perché è stato un percorso molto condiviso e soprattutto incredibilmente condiviso per quelle che sono le abitudini del nostro paese, che purtroppo, in cui purtroppo la comunità scientifica, la comunità degli enti locali e quella degli enti tecnici nazionali riesce non sempre a colloquiare e a parlare con la sincerità e la trasparenza necessarie. In questo caso secondo me ci siamo riusciti e vorrei raccontarvi come. Allora, intanto i programmi di monitoraggio sono previsti dall'articolo 11 della strategia marina e sono ovviamente dei programmi che vengono a valle della valutazione iniziale, che ci deve dire dove sono essenzialmente i buchi conoscitivi, ci ha detto dove sono i buchi conoscitivi, e ci ha dato sempre l'articolo 11 una serie di caratteristiche che questi programmi di monitoraggio dovrebbero avere. Noi avevamo nel dicembre 2011 stabilito una convenzione con ISPRA, proprio perché ISPRA ci affiancasse nell'attuazione della strategia marina e ci desse il supporto. Tra i compiti di ISPRA era anche quello di definire, dopo l'articolazione della la definizione della valutazione iniziale, un'articolazione di massima dei programmi di monitoraggio, un'architettura. ISPRA aveva pensato, io credo giustamente, di articolare i programmi di monitoraggio in piattaforme, perché potesse essere garantita la sinergia delle azioni che venivano fatte sul campo. Sinergizzare vuol dire risparmiare soldi, essenzialmente, cioè trovare tutte quelle attività che potevano essere svolte contemporaneamente da un'imbarcazione o da un'uscita di campionamento, in modo di intanto garantire che i dati che uscivano fuori fossero dati confrontabili e poi garantire il risparmio economico, che in questo periodo ovviamente non è un argomento secondario. ISPRA aveva ipotizzato di articolare quindi il programma di monitoraggio in 7 piattaforme operative, che sono quelle che qui ho riportato, sono i vari descrittori della strategia marina, che vedete sono appunto articolati nelle piattaforme, in cui ciascuna piattaforma ha un descrittore che va a studiare in modo specifico e altri descrittori a contorno che comunque possono essere coperte dalle attività svolte e ipotizzate da quella piattaforma. C'erano poi delle attività minori rimaste fuori che abbiamo comunque diviso fra le diverse 7 piattaforme.
Il Ministero dell'Ambiente ha preso questo documento dell'ISPRA, l'ha discusso all'interno del comitato tecnico, che non so se avete già menzionato, detto. Sì, sì. Che cos'è? Comunque è una mega struttura in cui ci stanno tutti gli enti che hanno competenza sul mare, tutte le regioni, tutte le amministrazioni centrali che hanno competenza. Abbiamo discusso di questa articolazione, l'abbiamo approvata e abbiamo il comitato tecnico ha indicato di stabilire e fissare 7 gruppi di lavoro, uno per ciascuna piattaforma, che dovessero studiare come operare per arrivare a definire le informazioni che ci servivano, che erano definite dalla piattaforma. Il comitato tecnico poi ha preso anche un'altra decisione, cioè di istituire un ottavo gruppo, che non è come l'ottavo nano, è un ottavo gruppo di lavoro, che serviva a coordinare tutti gli altri gruppi, in modo di articolare le attività, evitare che ci fossero sovrapposizioni e invece garantire le sinergie e garantire la governance di tutte le attività. Noi abbiamo, per questo dicevo, è stato un lavoro straordinario di sinergia, perché abbiamo definito i criteri con cui scegliere i rappresentanti nei gruppi di lavoro e abbiamo definito che in ciascuno gruppo ci dovesse essere un rappresentante del Ministero e poi un rappresentante di ciascuno dei suoi, quelli che noi chiamiamo i bracci operativi, cioè l'ISPRA e il reparto ambientale marino delle Capitanerie di Porto. Poi abbiamo definito che ci fosse un rappresentante delle ARPA di ciascuna delle sottoregioni, quindi in ogni gruppo di lavoro c'erano 3 rappresentanti delle ARPA, un rappresentante del CNR, un rappresentante del CONISMA, che è il consorzio tra le università con facoltà di mare, facoltà attinenti di ambiente marino, e un rappresentante a scelta tra indicato dalle amministrazioni centrali competenti a secondo dell'argomento che si trattava, quindi poteva essere un rappresentante indicato dal Ministero delle Politiche Agricole o dall'Istituto Superiore di Sanità, dall'Enea e così via. Vi ho riportato, perché mi sembra utile, l'articolazione di questi gruppi di lavoro, quindi queste sono le oltre 60 persone che ci hanno dato direttamente supporto e collaborazione. Quello che vorrei specificare mentre scorro queste piattaforme in cui abbiamo indicato il capofila, anche qui il capofila era indicato come, diciamo, l'entità che aveva più competenza o più esperienza su quel determinato argomento. Mentre scorrono, volevo rappresentare che è stato ben definito da tutti noi all'interno dei gruppi che ciascuno di questi rappresentanti non rappresentava se stesso, né rappresentava solamente il proprio ente o istituzione di ricerca, rappresentava una filiera tecnica o istituzionale che stava sotto di loro. Quindi ciascuna ARPA non rappresentava l'ARPA, non so, della Sicilia, ma rappresentava tutte le ARPA della sottoregione del Mediterraneo meridionale. Il rappresentante del CNR, sto andando a fare degli esempi, il rappresentante del CNR non rappresentava se stesso nel proprio istituto, ma rappresentava tutti gli istituti del CNR che hanno lavorato in sottogruppi finalizzati a coordinarsi e a definire una posizione comune sui singoli aspetti. E la stessa cosa è successa per il CONISMA, per gli zooprofilattici, cioè quelli che vedete elencati qua sono semplicemente dei portavoce di un sistema molto più ampio che ha lavorato e definito tutto il sistema del monitoraggio marino che abbiamo messo a punto. Ora, il gruppo di lavoro 8 invece, che era appunto il gruppo di lavoro che doveva coordinare tutte le attività, era un gruppo più istituzionale, in cui infatti il capofila era,
era del Ministero, anzi erano il Ministero perché eravamo sia io che Montanaro capofila e poi diciamo era rappresentati non più le ARPA ma le regioni, proprio perché era un gruppo che doveva fare il coordinamento. E questa è la rappresentanza, i rappresentanti nell'ultimo gruppo. Quelle che sono state i programmi di monitoraggio, i 7 programmi di monitoraggio usciti dall'attività dei 7 gruppi di lavoro, io non ve li racconto perché stanno tutti sul portale e potete andarli a leggere lì, anche così si viene compilato il questionario da più persone. E quello che il lavoro successivo, ecco questa, è quello che appunto 7 piattaforme operative definite dai 7 gruppi di lavoro e poi la piattaforma 8 ha fatto il collage di tutto. Il collage di tutto l'abbiamo fatto e lo stiamo continuando a fare essenzialmente levando dai tutte le attività proposte dai gruppi di lavoro le attività che sono già previste da altre normative, già in essere ai sensi di altre normative. Perché? Sia perché ce lo impone la norma, la direttiva stessa ci impone di fare solamente con i programmi di monitoraggio delle attività integrative a quelle già in essere, sia perché tornando al discorso delle sinergie e del risparmio della spesa pubblica è ovvio che questa è la scelta che va fatta, cioè la scelta di andare a indagare in modo specifico e diretto solamente ambiti che non sono indagati in altre attività. Per cui questo è quello che stiamo tirando fuori e stiamo asciugando piano piano tutte le attività previste, che sono quelle che sono in consultazione. Le attività in consultazione delineano il programma nazionale di cui questo Paese si vuole dotare, il programma di monitoraggio di cui il Paese si vuole dotare. Nel futuro di tutte queste attività andremo a scegliere e fare svolgere specificatamente con degli accordi che il Ministero sta per fare con enti di ricerca, regioni, amministrazioni centrali, per attività di indagine specifiche su settori che non sono già coperti, in modo da andare a sanare tutti i gap informativi che sono stati evidenziati dalla valutazione iniziale e dal lavoro importante, capillare, fatto nei gruppi di lavoro. E dalla ricognizione fatta finora, praticamente ormai completa, le attività che non sono in nessun modo coperte da altre normative attualmente, quindi non vengono in nessun modo svolte, sono per l'ambito costiero tutto quello che riguarda i rifiuti in spiaggia, i rifiuti in colonna d'acqua, le indagini sullo zooplancton, indagini su alcune comunità bentoniche del fondo non coperte dalle direttive del MIPAF, e alcune indagini di contaminazione dei sedimenti e dei prodotti della pesca. Per il largo, siccome come sapete gran parte del monitoraggio e delle controlli che vengono fatti in Italia vengono fatti ai sensi della direttiva 2060 sull'ambito costiero, è logico che l'ambito costiero è quello più indagato. Sul largo, quindi oltre il miglio nautico dalla linea di base, sul largo noi abbiamo molte più carenze perché abbiamo informazioni spot che non sono state in alcuni casi non coprono l'intero livello nazionale e quindi come vedete sulla parte largo avremo più attività da andare a coprire e a mettere in campo per i prossimi anni. Io mi fermo, queste sono le prossime fasi che sicuramente ha già illustrato Montanaro, quindi alla chiusura della consultazione che è partita, dobbiamo elaborare in modo definitivo il programma nazionale di monitoraggio prendendo le osservazioni che ci vengono fatte,
passare alla conferenza Stato-Regioni, predisporre i protocolli operativi e fare gli vari accordi e contratti per garantire l'attuazione delle attività operative definite. E questo direi che è tutto. Queste sono in perfetto orario. Sì, queste sono le avevo lavate, tanto stanno tutte sul sito. Ok. Io non so se ho il ruolo di moderatore oppure no. Io proporrei, se siamo d'accordo, proporrei se siamo d'accordo di fare una decina di minuti, 10-15 minuti di coffee break, come si dice in gergo, e poi verso le 11:15 aprire la tavola rotonda, in modo da poter dare anche alla platea la possibilità di fare delle domande o fare delle osservazioni, come viene. Quindi direi di aggiornarci per le 11:15. Avevo portato l'elenco degli stakeholder che ho chiesto.